L'economia circolare deve essere uno dei pilastri del Recovery Plan. In questo modo si potrà non solo aiutare il nostro paese ad uscire da un periodo difficile, ma anche a far decollare una delle più importanti eccellenze del nostro paese. È questo, in estrema sintesi, il messaggio che Legambiente, la Nuova Ecologia e Kyoto Club lanciano in occasione della 7ª edizione dell'Ecoforum, dedicato quest'anno ai mercati dell'economia circolare. L'economia circolare è uno dei pezzi fondamentali della manifattura del nostro paese. Serve svilupparla ed è per questo che chiediamo che diventi uno dei pilastri su cui si deve poggiare il piano di ripresa e resilienza che il governo italiano dovrà presentare alla prossima Europa. Servono regole più semplici per autorizzare gli impianti, servono tanti impianti da realizzare per promuovere il riciclo e serve anche costruire un mercato dei prodotti riciclati che ancora oggi è ampiamente disatteso. Secondo il nuovo sondaggio Ipsos, l'economia circolare in Italia, a cura di Conou, Legambiente, editoriale Nuova Ecologia, presentato nel corso dell'Ecoforum, il 76% degli intervistati conosce il concetto di sostenibilità e il 40% i principi alla base dell'economia circolare. Inoltre, per il 72% degli intervistati, il Recovery Plan è importante per un rilancio green dell'economia all'insegna della circolarità, della sostenibilità e della lotta alla crisi climatica. Dati, spiegano durante il convegno, che confermano la fiducia crescente dei cittadini su questo nuovo modello di economia, anche se dall'altro canto restano le preoccupazioni per i problemi del paese. Allora, noi abbiamo un dato, e di questo anche come Italia dobbiamo essere orgogliosi. Se da una parte sappiamo che il Green Public Procurement, gli appalti verdi, potrebbero cubare astrattamente fino a 140 miliardi, cioè una cifra fantastica, noi oggi siamo a 40 miliardi, quindi siamo ben distanti, ma è pur vero che poco più di un anno fa eravamo a 30 miliardi, cioè vuol dire che stiamo crescendo in modo molto robusto, ben più velocemente che negli anni precedenti, quindi vuol dire che la strada è quella là giusta. Dalle statistiche, come le dicevo poc'anzi, che cosa emerge? Che non sono tanto i CAM, cioè i criteri ambientali minimi, gli obblighi che tu dai alla pubblica amministrazione, che il Ministero dell'Ambiente produce, da poco abbiamo fatto quello sul verde pubblico, ma molto interessante che cuba 3 miliardi e mezzo, abbiamo fatto quello sulle mense, pubbliche, ospedali, militari, scuole, 3 miliardi e mezzo cubano su base annua, che tra l'altro favoriscono il Made in Italy perché ti dicono biologico di vicinanza. Che è importante per il Made in Italy, rispettando la norma europea con molta linearità. Il tema non è quindi i criteri ambientali minimi, è quello di aiutare, come abbiamo detto prima, le strutture pubbliche territoriali a costruire una professionalità oggettivamente nuova attraverso la formazione e la stesura dei bandi, perché sono bandi a volte tecnicamente complessi. Lo stiamo facendo con i nostri tecnici, io ho ristrutturato il Ministero con legge per affiancare i comuni. C'è un tempo tecnico di ricaduta, e alla fine però se siamo cresciuti in un poco più di un anno di 10 miliardi vuol dire che qualcosa sta incominciando finalmente a camminare. Si è mosso. Allora, ministro...